Sebbene almeno sulla carta possa sembrare una passeggiata, la trasferta di Lanciano non sarà di certo facile. I frentani, nonostante la posizione in classifica, stanno giocando un buon calcio, ottenendo meno di quanto meriterebbero. L'allenatore d'Aversa è a rischio e pertanto i rossoneri daranno il massimo per portare a casa un risultato favorevole. Per quanto concerne la formazione, Juric dovrà rinunciare a Modesto e a Salzano. Quest'ultimo dovrà subire un'operazione delicata e dunque rimarrà lontano dai campi di gioco per qualche mese. Non sarà convocato invece il neoacquisto Palladino, visto che, come sostenuto da Juric in conferenza stampa, deve ancora svolgere le visite mediche. Per Bruno Martella invece sarà quasi un derby, visto che è abruzzese d'origine. Un po' di riposo e dopodiché arriverà Lanciano domenica, la Serie A non giocherà, giocherà di domenica la Serie B. Lanciano, che partita ci si può aspettare? Loro vengono da, se non sbaglio, 2-3 risultati negativi e quindi sarà una battaglia, loro vorranno fare punti dentro le loro mura amiche. E poi Lanciano è sempre un campo difficile, vuoi giocare pure l'anno scorso e noi cerchiamo di portare punti. Sarà quasi un derby per te, visto che sei abruzzese, sperando di non ripetere quello che è successo a Pescara. Sì, sarà un derby, perché nei giovanili facciamo sempre in primavera contro Beretti, contro il Lanciano, è sempre una partita sentita, quindi per me sarà un derby, sì. Grazie. Il navigatore oceanico Gaetano Mura, ospite del club velico Crotone. Gaetano, Francesco Verri, il presidente del club velico, ha elogiato le tue doti, le tue caratteristiche, il tuo modo di interpretare in questo momento la vita. Ti chiedo, cosa spinge, uso il termine, un atleta, perché è giusto che tu venga considerato un grandissimo atleta, a fare queste traversate, a vivere delle esperienze che sono veramente eccezionali, che le si possono solo apprendere se vengono raccontate? Ma in realtà non credo che questo genere di cose, almeno per quanto mi riguarda, nascono da un piano, un progetto, una cosa che uno pianifica. Ah no? No, credo che siano una conseguenza di quello che tu sei, che hai fatto nella vita, di quello che hai inseguito, e poi le cose una dopo l'altra, piano piano, gradino dopo gradino, vengono. Sicuramente c'è, deve essere di base forte, una grande passione per il mare, che da quando ero piccolo, e per l'avventura naturalmente, ma soprattutto l'idea, cioè l'impresa, non sono sfide, non sono, perché poi la sfida è una parola che non mi piace mai utilizzare quando si parla. È una sfida con te stesso più che altro, dai. No, diciamo che più che altro il lato appunto avventura è una scoperta di se stessi, alla fine si parte sempre con idee magari agonistiche e poi si scoprono altre cose cammin facendo, no? Che hanno più a che fare con l'aspetto personale. Cosa si può trasmettere ai giovanissimi delle tue esperienze? Ma tante cose, ma soprattutto che quando si ha un sogno, un progetto, bisogna inseguirlo, e che a volte è molto più vicino e possibile a noi di quanto non si sia disposti a credere. Francesco, abbiamo il piacere di ospitare a Crotone Gaetano Mura, un velista eccezionale che sicuramente trasmetterà tutte le sue esperienze ai tuoi giovani atleti. Gaetano sarà qua con noi, hai detto già tutto, è un navigatore oceanico che ha partecipato a regate importantissime e a settembre del 2016 partirà per il Giro del Mondo in solitario. Il senso della sua presenza a Crotone è proprio questo, quello di trasmettere le sue esperienze, le sue conoscenze, la sua passione, i suoi sentimenti, il suo attaccamento al sud, perché Gaetano è sardo, ai nostri ragazzi, è la dimostrazione che a partire dal sud tante imprese sono possibili se c'è coraggio, se c'è spirito di squadra, perché Gaetano ha alle spalle evidentemente una squadra che gli consente di preparare un'impresa di questo tipo, se c'è alle spalle anche una comunità che coccola i suoi atleti, in questo caso oserei dire i suoi eroi. È quello che cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi, nel rispetto del messaggio originario del nostro circolo, che è un messaggio prima educativo che sportivo. Cosa si può ricevere, naturalmente tenendo conto delle tue doti e della tua voglia di emergere? Beh, si può capire un po' l'esperienza, sentire le sue emozioni. C'è una differenza tra quello che fa lui e quello che ti accingi in un prossimo futuro a far tu? Cioè, la differenza è un po'... cioè, lui regata in solitario nell'oceano, io non so se farò questo.
devi diventare un atleta importantissimo, eh? Sei sulla strada giusta. Sì, cioè se continuerò così avrò buone possibilità di fare regate in solitario del genere, però comunque la sua esperienza può essere paragonata alla nostra e quindi può servire come punto di riferimento per il modo in cui affrontare una regata importante, e quindi tutto l'atteggiamento sportivo che ha lui può aiutarci a noi per crescere.